Da-dun, 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 da-dun. Si potrei buttare la partita. Però se posso fare un turno extra quando muore Spiritomb lo voglio provare. Ok. La host qua hanno fatto fanservice puro e hanno fatto proprio bene. Niente. Non ho attaccato lo stesso, ma pazienza. Sto pensando, eh. Butterà Togekiss poi. No! Ha mancato. No. Ha fatto la mossa dopo. Prima l'ho fatta potente, l'ha shottato, adesso pensavo che sarebbe bastato senza la potente, invece no. L'ho messo peggio di prima, mi sa. Da tutto sto casino. Ma che pulo! Che perché ha fatto sgranocchio? Minchia, avrebbe attaccato. Cambia tutto, dovendo pensare anche al dopo. Allora, io faccio palla ombra, poi faccio lui, faccio lui. Thank you.
Minchia. Non è che cambi tanto, muori lo stesso, punto esclamativo prime. Toccare ora sì che è terra sta mossa. Attacca prima Togekiss. Sì, prova calmamente. Fila rapida. Uno di difesa, non credo lo ammassi per niente proprio. E invece sì, col crit. Ho scolato quel crit. Ho ottenuto Gudra full, eh. Fa tutto apposta a tenere Gudra full, vediamo che gli fa. A raggio forza sicuro, eh. Però provo a fare anche barricata. Ora Giratina, yes. Eccoci di nuovo qui. Con la luna, bella. Farò oscuro tuffo. Mi sciotta? No. Ah, ma si avvolge nella cortina di fumo. F il mato. Se anche rivitalizzassi, chi potrei rivitalizzare? Purtroppo questa illusione non mi piace perché è tutto molto random. Ok. Non so se perdo il turno.
5 turni di sonnolenza. Prima utente, let's go. Vedete, Pokémon è tutto. Infatti sì, non ho voluto buttare Gudra perché ho tanti turni di sleep. E lui ha fatto la potente. Ci proviamo? Senza barricata? Senza barricata? Io faccio due... Faccio due turni. Eccoci. Gudra, è la tua prima battaglia. È la prima volta che entri in campo. E si concede la vittoria. Ora c'è fase 3. E a casa tutti. Lo sapevo, Dio Cristo. Lo sapevo che c'era la fase 3. Però mi sono potenziato la difesa. Ora c'è forza sfera. Ovviamente questa sfera non manca mai, Questa sfera non manca mai. It's freed all over again, esatto. La hosta è quella del mondo distorto. Che si può fare? Piatina della fiamma nera. Sto pensando di ipnotizzarlo. Turno, oscuro tuffo. E lui si aumenta l'illusione. E lo sapevo. Lo sapevo. Ok, orecce. Prendi un danno adesso? No. Lui fa doppio turno in teoria. Faccio così, no però. Durerà di meno però. E la fa anche lui. Mi sono messo male, raga, perché ho mistato con l'ipnosi. Un po' mi fa rosicare questa cosa, sinceramente. Perché se avessi fatto ipnosi, io mo facevo Drago Pulsar potente e vincevo. Mi fa un po' rosicare questa cosa.
Però fa parte della boss fight, l'illusione. Possiamo solo le mici, ovviamente, sì. Allora, Sekiro Gudra. Adesso il turno. La difesa mi è già. No. Dura ancora due azioni. Poi se il resto Garchomp, poi sono più lento. E tra i due. Allora, se il resto Garchomp. Io faccio. Fai un turno alternato a meno che non faccia la tecnica rapida. Se fa tecnica rapida mi fa meno danno. Io posso fare un attacco potente e poi in teoria finirlo con Garchomp. Quindi la stringa di crema mi piace. Però lui si rifà il. Si rifà tutto quanto il coso. Adesso entro con Garchomp ed è turno suo, ho perso. Raga, ho 95. Ho 95 decisione e lui c'ha la. C'ha la cortina da un pezzo. Se attacco, ho vinto. Se non attacco, vince la cortina da un pezzo. Se vado di normale. Ho 85 di precisione più la cortina da un pezzo. Se invece vola. Allora, con un turno di potente l'ho sciolto. Se lo attacco di normale potrebbe non bastare. E nel caso gli faccio la potente dopo. L'ha mancato. Però spreco un turno di cortina, che probabilmente l'ha resettata poco fa. Devo fare forse così. È andato! Let's go! Quarta fase.